Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundowns, don't you know? If they move too quick, they're falling. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Globus Radio Station e buonasera da Armando Garufi, dal nostro editore. Poi spieghiamo come mai c'è Enzo Stroscio. Buonasera, ecco, Enzo. Vivo. E un saluto particolare a Edo Murabito, giornalista della Sicilia e corrispondente di Autosprint. Noi non vedete stasera la presenza e non sentirete appunto la voce di Carmelo Cultrera perché purtroppo ha avuto dei problemi di salute, anzi ne approfittiamo per salutarlo, per fargli certo. I nostri migliori auguri di pronta guarigione. Torna Carmelo, torna sano. Auguri Carmelo. Naturalmente il programma è sport e non solo e stasera è la rubrica dedicata ad un sogno chiamato automobilismo sportivo storia. Ed Edo Murabito è un po' la storia del giornalismo siciliano, della Sicilia, del giornale della Sicilia in modo particolare, visto e considerato che tu hai trattato tantissimi sport, ma ti sei dedicato in modo particolare in passato soprattutto all'automobilismo. In presente, non solo in passato. In passato e in presente, anche se adesso forse ci sono meno gare, quindi meno, hai meno la presenza, possibilità di... meno di presenza sul... Quando nasce la tua passione per l'automobilismo, Edo? Ma praticamente Candido Cannavò mi affidò la rubrica di automobilismo nel 72-73. Gli dissi vorrei scrivere per l'automobilismo, scrivevo di nuoto e di sci. Mi disse mettiti alla macchina e scrivimi due cartelle. Le ho scritte, gliele ho lasciate sul tavolo, mi disse va bene, poi me le leggo. L'indomani le ho trovate sul giornale. Pubblicate. Che fame. E da quel giorno, ho continuato, mi sono inserito forte, nel mondo. Candido era non un maestro, era un fuoriclasse. Il fiuto, io l'ho conosciuto. Era il Messi del giornalismo. Bravo. Era. Quando è andato a Milano dicevano uno dei tanti, qui in Sicilia il primo, lì sarà uno dei tanti. Invece anche a Milano diventò il numero uno del giornalismo italiano. E quindi, scusate la parentesi, sì, ma sì, è vero, giusto, anzi, è vero. Facciamo un ricordo. Diamo a Cesare quello del Cesare, anzi ricordiamo veramente con piacere la figura di Candido. E quindi dal 72 cominciai a scrivere, mi si inserì poi nelle gare regionali, ho seguito anche interregionali in Calabria, sono andato anche a Monza e a... come si chiama?
l'altra italiana, la Formula Imola. Sì. Quindi io continuare, purtroppo le gare in Sicilia sono diminuite enormemente perché praticamente quasi non ce n'è e quindi di conseguenza anche la mia attività giornalistica si è ridotta. Sì, ma tu sei in un certo qual senso, no, in certo, in tutti i sensi la penna, se vogliamo usare questo, oppure la macchina a scrivere, perché una volta c'è la macchina a scrivere, della famosa Catania Etna, perché tu quante versioni hai seguito della Catania Etna? Da quando cominciai a scrivere, appunto da quegli anni che poi non c'era, perché dunque nell'80 la rilanciò, dopo era ferma da parecchi anni, la rilanciò appunto Italo Cutrera, sì, il papà di Carmelo, certo. La fecero per 3 anni, 80, 81 e 82, poi andò un'altra volta in letargo e poi la rilanciò nuovamente nello Musumeci nel 1995, quando ebbe veramente un ostruzionismo pazzesco. Sì, di questo ne abbiamo parlato. Ricordo alle 11 di sera, lui aveva la riunione con la commissione, io avevo il giornale che mi premeva, io avevo due pezzi, uno che diceva si fa per questo motivo e l'altro non si fa sempre per questo motivo, e alle 11 di sera il giornale mi chiamava, Edo il pezzo, a un certo punto si affacciò Nello dalla stanza, mi disse: Edo, ci puoi mandare quello che si fa? Era il 1995, quindi si è fatta praticamente fino a quando c'è stato lui, e poi un po' Lombardo l'ha ripresa pure, ma poi c'è stato dopo Lombardo, che era il regionale, il presidente regionale. Dopo Lombardo c'è Crocetta adesso. No, regionale, provinciale. E poi ci furono tanti personaggi. Ma che comunque non erano interessati. No, c'era un assessore, un onorevole, non mi sta venendo il nome, che comunque non era interessato, non aveva neanche la patente, non sapeva cos'erano le macchine, quindi e quindi il contributo è finito, è finito il contributo, è finita anche la corsa. Edo, scusami se ti interrompo, perché per una questione tecnica devo ricordare a chi ci sta seguendo in streaming, seguendo in streaming, quindi live ci sta vedendo, che avete la possibilità, c'è una finestrella accanto all'immagine che voi vedete, avete la possibilità di interagire con noi tramite una chat. Vorrei ricordare che chi è registrato su Facebook basta che può porre la domanda e tanto il nome compare. Chi invece non è registrato e vuole porre appunto la domanda, qualche domanda al nostro ospite, lo può fare, ma vi pregherei di mettere almeno il vostro nome. Quindi potete interagire tranquillamente con noi ponendo delle domande ad Edo Murabito, che stasera abbiamo qui. Volevo parlare, prego, della Catania Etna. Praticamente si è interrotta nel 2010, quando ci fu quell'incidente, quel famoso mortale, incidente mortale, sì. Che, casuale, veramente una cosa veramente assolutamente occasionale, casuale, però poi le autorità si sono bloccate. Beh, forse hanno trovato un po' il pretesto per farla scomparire questa gara, almeno. Sì, è una supposizione, diciamo. Sì, sì, anche perché per tanti anni non hanno la strada dove c'è stato il muretto che è stato abbattuto dalla macchina. È stato rifatto, credo, l'anno scorso, cioè dopo 4 anni, e su una strada dove era più pericoloso dopo la corsa che non ora, perché qualunque macchina poteva passare e c'era il dirupo e di sera non vedeva perché era libero, non era praticamente segnalato con dei copertoni. Quella fu l'ultima gara agonistica, perché sì, da allora sì, tutte le gare, chiamiamole gare, dalla Targa Florio alla Ride o ad altre gare, non sono più competitive, ma sono solo, diciamo, approssimative, no? Non sono più gare vere e proprie. Non sono gare di velocità, per esempio prendiamo il Raid Etna, che in questo momento è in fase di disputa. Ecco, infatti volevo porti questa domanda. È a tempo imposto, cioè praticamente ci sono dei tratti da fare a tempo imposto, che non è di velocità, ma di precisione al centesimo di secondo. Certo. Per cui bisogna passare da un tratto all'altro, ma sono tratti che si fanno a 20, a 30 all'ora. Quindi una passeggiata, sono molto controllate. Sì, ma passeggiare, sì, assolutamente, non è assolutamente veloce, è il controllo della macchina, è affiatamento col navigatore, perché io ne ho fatte di queste gare, indovinare il tempo al centesimo di secondo è veramente difficile, ricordo la prima che feci, era nel Messinese, e ci sono andato con mio figlio, cronometri, cose...
abbiamo pagato 4 secondi, cioè siccome ogni centesimo è un punto, noi abbiamo pagato 400 punti di penalità. Ma senti, io e Armando, i migliori, scusami, possiamo... tanto per dare un'idea, ne pagavano 20-30. Ma quindi... dicevo, io e Armando possiamo fare parte di un equipaggio tranquillo, sereno. Sì, 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 perché non ci vuole né casco né roll bar della macchina, non ci vuole anche dimenticandosi di rinnovare la patente, no? No, quello no. Ecco, lasciamo stare, perché non tocchiamo questo tasto. Quello no. Scusami, dottore, diceva appunto, il Ride dell'Etna è il giro della Sicilia per autostoriche che è in corso. Sì. E, ci vuoi un po' ricordare qual è il percorso che fanno queste macchine, che poi sono soprattutto appunto delle macchine storiche, delle auto storiche? Ma quest'anno praticamente sono partite da Palermo, sono passate da Pergusa, Petralia Soprana, Pergusa, poi sono andati a Modica ieri, oggi sono a Siracusa, domani saranno ad Acireale, perché fra l'altro oltre alla gara normale ci sarà anche la gara delle dame, le navigatrici che si accoppiano fra di loro e poi prendono la macchina di uno dei due, piloti con le mani che stanno, con le mani nei capelli, perché speriamo che non la rompano. Certo. Che sono macchine molto delicate. Ma diciamo che il mese di ottobre è un mese qui in Sicilia dove ci sono anche altre gare specifiche. Il 4 e il 5 c'è la cronoscalata dei Monti Iblei. E l'11 e il 12 la Giarre Milo. Ma queste sono velocità pure. Sono velocità. Ecco, ci vuoi parlare di queste squadre, visto che tu sei proprio un esperto? Queste sono le ultime due cronoscalate che si disputano in Sicilia. Finora si è fatto soltanto Caltanissetta, cioè la Coppa Nissena, e la, come si chiama, quella di Trapani. La Valderice, sì. Sono state due e ora sono queste altre due, ma qui siamo alle gare veramente di velocità con macchine prototipi che vanno forte, quindi macchine impegnative, e poi c'è anche le macchine diciamo preparate che sono meno potenti, ma insomma sono sempre macchine, e soprattutto si va a velocità, è velocità pura, e infatti è per questo che le autorità hanno molta... Edo, una curiosità, Pergusa ancora è valido come circuito? Sì, fino a domenica ci sono state gare importanti, ci sono state gare internazionali, solo che è stato l'unico appuntamento di un'intera stagione, mentre prima Pergusa quando era in auge, ma Crocetta gli ha tolto anche lì, gli ha tolto i finanziamenti. Ha tolto i viveri e quindi tutti, ha tolto i viveri, sport, per cui gli ha tolto anche l'acqua al lago. Per fortuna quello ancora non c'è riuscito. E senti una cosa, l'altra diceria, si diceva che quanto prima qualcuno doveva spendere qualche soldino per fare un grandissimo circuito in Sicilia che diventava importante, quasi competitivo per la Formula 1. Mi facevano ridere queste cose. Due anni fa, credo. Non mi sono inserito in questi discorsi perché mi facevano ridere quando c'era il sindaco Scapagnini che diceva porterò la Formula 1 a Catania. Gli avrei spiegato che la Formula 1 danno un gran premio per nazione, l'Italia ne aveva due, e per darlo a Ferrari inventarono il Gran Premio di San Marino, che è un'altra nazione. E lasciarono Imola poi. Volevano fare anche il Gran Premio del Vaticano, volevano fare. Sì. Cioè, si scudeva, ma il Papa disse: ma che siamo pazzi? Non so che parole gli ha detto, ma comunque l'hanno messa a mollo. E quindi praticamente era impossibile, a parte il fatto che Eccleston, per dare la Formula 1, vuole anticipatamente un anno prima parecchi milioni di dollari, dove li prendevano Scapagnini e compagni. Scusami Edo, anche perché così apriamo un po' il discorso, perché fra molto avremo in collegamento telefonico un tuo collega, visto che tu sei anche corrispondente di Autosprint, sì, che è un giornale, è il migliore giornale di sport, un settimanale informativo a inviati di grandissima qualità. Quando nasce Autosprint? Perché è un vecchissimo giornale. A voglia, ora preciso non lo so, ma comunque negli anni 60, quando c'era Quattro Ruote che fece in concorrenza un quindicinale, poi si accorsero che non Autosprint col settimanale lo batteva, e poi negli anni 80 c'è stato il padre dell'attuale direttore che si è sganciato, si è scisso con l'editore, ha creato Rombo. Rombo è durato un paio, forse 10 anni, ma anche lui poi è andato a morire. Mentre invece Autosprint è sempre a galla, è sempre informatissimo. È un grande magazine. Sì, sì. Se uno vuole sapere di automobilismo, si compra Autosprint e sa tutto, veramente tutto. Ora, quello di oggi
parlava appunto di Alonso, che è praticamente più fuori che dentro alla Ferrari, no? Sì. E spiegava tutti i motivi perché è fuori, perché probabilmente romperanno il contratto, anche se Alonso dovrebbe restare fino al 2015 compreso, o il 2016, comunque l'anno 21 sicuro. Vabbè. Però stanno trovando... Sai, i contratti poi si sciolgono, trovare alcune gabbola o qualcosa. No, basta essere d'accordo, in definitiva credo che siano d'accordo lui di andarsene. È un accordo economico, ovviamente. Anche, un paio di anni fa quando se ne andò Raikkonen dalla Ferrari dopo che vinse il mondiale, e la Ferrari pagò mi pare di 16 o 17 milioni per stare un anno fermo. Di penale? No, di penale, sì, chiamiamola penale, di contratto, cioè dici tu stai fermo e io ti pago. Mamma mia. E lui invece infatti si andò a fare il rally, fece un anno di rally e poi ritornò in Formula 1. Bene, e quando nacque? Allora, poi ne parliamo dopo perché abbiamo il tuo collega, appunto, ma abbiamo in collegamento telefonico Mario Donnini, giornalista di Autosprint, che noi salutiamo. Mario, buonasera. Buonasera Mario. Ciao, buonasera a voi. Come va? Tutto a posto? Stavamo... Grazie del vostro invito, tutto bene. Parlo dalla redazione, quindi... Salutiamo tutta la redazione di Autosprint. Avevamo appena finito di dire Edo Murabito, che è ospite, no, che è corrispondente appunto di Autosprint, aveva finito di dire quella che è la sacrosanta verità, che Autosprint è il giornale per antonomasia che si occupa di automobilismo, il migliore che c'è in circolazione, forse l'unico, diciamo, a questi livelli. Sì, beh, il fatto che sia l'unico ci aiuta anche a essere migliori, senza dubbio, questo è un grande vantaggio. Grazie comunque, saluto Edo, scherzi a parte, ciao Edo. Oh, se volete Mario. Potete anche interreagire fra voi, se vuoi porre qualche domanda, abbiamo appunto l'immagine di Mario Donnini. Mario, scusami, noi stavamo un po' parlando di quelle che sono state le vecchie tradizioni qui in Sicilia a livello di gare, per esempio la Catania Etna e Pergusa, sì, che una volta sfornava un sacco di gare, che adesso invece non ne fa più di una all'anno. Quest'anno ne ha fatto una ecco, sola. Ne ha fatto una sola. E, secondo te, per far ricreare, far rinascere diciamo, l'automobilismo in Sicilia a certi livelli, che cosa sarebbe importante, necessario? Fare. Ma anzitutto la Sicilia a livello europeo, però potremmo estendere tranquillamente la rilevazione, è uno dei posti con maggiore concentrazione di cuori da corsa, c'è una passione che io direi soltanto il Brasile per il calcio può avere un termometro d'emotività e di sincero afflato come quello del popolo siciliano per le corse. Il problema è un altro, il problema sono i soldi. Cioè, in questo momento storico in modo particolare ovviamente diventa tutto particolarmente più difficile. Sì, io credo che o le autorità, ma questo non è tanto un discorso solo a livello nazionale, è un discorso a livello globale. Cioè, o ci mettiamo in testa che l'automobilismo deve essere uno sport a misura d'uomo, cioè le macchine sono fatte per gli uomini e non viceversa, sì, e allora creiamo in base a questo valore una possibilità d'approccio umano come era negli anni 60 e 70, oppure l'automobilismo diverrà sempre più uno sport per pochi. Insomma, hai citato l'unico vero grande e bel weekend di corsa che c'è stato a Pergusa, però se vedi il parco partenti era da mettersi le mani nei capelli, era molto da fare un applauso al circuito che ci ha creduto, agli organizzatori e agli appassionati intervenuti e a quelli che hanno corso, però sinceramente insomma sono segnali, lo stesso tricolore prototipi in tutta Italia, che è uno dei campionati più importanti, ha 5-6 macchine a via, cioè insomma oramai non bastano neanche per una partita di briscola, questi sono segnali importanti. Magico. Il problema non è solo della Sicilia, il problema è dell'automobilismo in genere. Fanno fatica ad essere in 33 a Indianapolis quando una volta tentavano la qualifica in 80. Mario, due domande volevo farti. Uno, qual è il rapporto sicurezza e costi oggi nei circuiti che non sono quelli importanti, quelli internazionali? E l'altra domanda che volevo farti io è questa.
Ovviamente ruotando tutto attorno ai petrodollari, e le marche sono sempre quelle, e quelle sono, e possibilmente qualche marca e sottomarca di un'altra marca che corre e che questa volta vinco io o deve vincere l'altra per forza per far alzare il marchio o meno, per fare numero. Ma dove si andrà a finire così? Dove andremo a finire noi? Ma la domanda, ovviamente, la seconda. La prima sono riuscito a sentirla. La prima ti dicevo, mi ha fatto male questo... il telefono. Ma qual era il rapporto dalla seconda? Mario, sì. Mi senti? Il rapporto sì. Sicurezza e problema economico dei circuiti, ovviamente, quindi delle iscrizioni delle marche. Comincio dalla seconda. Cioè, sì. Dove andremo a finire? È una domanda giusta, ma siamo già belli che finiti, perché. Se tu pensi che l'automobilismo minore l'hanno praticamente, non l'hanno come se ci fossero dei cattivi, ma insomma la crisi economica l'ha praticamente quasi ucciso. L'automobilismo maggiore è talmente ed esclusivamente diretto a produrre business, a produrre audience, a produrre quattrini e non tecnologia e tantomeno sfida agonistica, che insomma i cali d'attenzione dei tifosi, benché dolorosi, sono certificati. Quindi esistono delle linee di tendenza che o vengono cambiate o si torna indietro alle radici dell'automobilismo. Faccio un esempio molto molto semplice: il campionato del mondo di Formula 1 non è nato per sperimentare, per progredire, per fare chissà cosa, si chiamava semplicemente campionato del mondo conduttori. Significa che storicamente c'era l'uomo al centro, adesso è diventato più importante il costruttore, perché i soldi li distribuisce il costruttore. Esatto. Certo. Voglio dire, sono dei cambiamenti, delle rivoluzioni, secondo me, non virtuose, ma viziose. Bisogna cambiare questo, bisogna scoprire qual è l'uomo più veloce del mondo, non la macchina. Sì, più, più tecnologica, perché tanto non sarà mai la culla della tecnologia, non sarà mai l'automobilismo, sarà la ricerca militare, cioè è il cacciabombardiere quello che ha però, la migliore tecnologia, non sarà mai la Formula 1. Ci hanno provato, Mario, ci hanno provato per esempio in Formula 1 anche a rimettere il cambio manuale, però gli ingegneri hanno inventato sempre qualcosa che il cambio manuale serviva solo per finta, per fare vedere che c'era, perché poi c'era sempre l'elettronica che faceva il cambio. Era vietata per esempio la partenza comandata, computerizzata. Ti ricordi quando c'era Schumacher che si scontrava con sì, l'Inglese? Sì, d'accordo. Faceva un autoscontro perché la Mercedes aveva una partenza automatica che era di gran lunga migliore di quella della Ferrari. Però sì. Che succedeva? Che se chi era il pilota, non mi ricordo, se decelerava o frenava, l'automatismo si scattava e diventava manuale e logicamente perdeva. Allora Schumacher gli buttava la macchina addosso per costringerlo a frenare e quindi esatto. A togliere l'automatismo, cioè queste cose. E poi, siccome non c'è riuscito, è finito che anche lo hanno regolamentato. Quindi è una guerra, secondo me, non persa, ma quasi. Ma io credo che cioè nel ciclismo hanno fatto e stanno facendo una sì. grande battaglia contro il doping. Ma sotto i dopati, perché si cerca di riportare l'uomo al centro dello sport. Io credo che l'overdose di tecnologia sia una forma di doping intellettuale, algebrico, matematico, elettronico. Certo. Cioè, noi dobbiamo riportare l'uomo al centro delle corse. Non ha certo. importanza avere delle macchine semplici, l'importanza è che mettano l'uomo in condizione di fare la differenza. Cioè, se io vedo due Mercedes che per tutto l'anno mi danno origine a una sorta di monomarca grigio metallizzato, non è una buona notizia per lo sport. Assolutamente. Cioè, se il pilota conta il 5%, se qualsiasi pilota messo in una Mercedes, male che va, arriva secondo o terzo, è una sconfitta della Formula 1. Però stiamo vedendo che a parità di macchina Hamilton è superiore
a Rosberg, perché chiaramente Hamilton è un fuoriclasse, Rosberg è un buon pilota, e infatti alla lunga sta avendo la meglio Hamilton, non c'è dubbio. Ma guarda, posso darti una risposta, posso accettare quello che dici tranquillamente, però posso darti una risposta sconfortante per le tue speranze, perché quando anche uno dei due si rivelasse migliore dell'altro, io sono d'accordo che Hamilton è d'accordo con te che Hamilton sia sul giro secco come aggressività e come capacità. Permesso, io tifo per Rosberg, permesso. No, no, d'accordo, ma l'analisi è comunque serena e non è che ignoriamo il fatto che Hamilton abbia un blasone e direi un DNA più portato alle corse come capacità pura in questo momento. Comunque, al di là di questo, quando anche arrivasse con 49 punti di vantaggio all'ultima gara, quindi quando anche l'avesse sverniciato, per lo strano regolamento che abbiamo, se si ritira e rompe all'ultima gara, l'altro vince, gli prende 50 punti perché l'ultima gara vale doppio. Quindi voglio dire, ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va. Questo sicuramente. Questo no. Ecco. Mario, scusami, io so che tu hai scritto 11 libri. No, 12, 12, ora 13. Io sì. Allora era un po' indietro, di cui prima io sapevo 9, non so se adesso saranno 10, riguardanti le corse, i motori, diciamo, perché tu hai parlato anche di De Agostini, quindi qual è il libro a cui tu sei maggiormente legato e per quale motivo? Ma guarda, potrei darti una risposta paracula dicendo che è sempre il prossimo, però come le vittorie, che è sempre l'ultima la migliore, ma come dischi anche. C'è legato soprattutto il mio direttore di banca, in realtà. Certo. Allora, il concetto, no, evitiamo gli scherzi, diamo una risposta seria. Sì. Sono molto legato ai libri che ho scritto su Turistrofi. Sì. E questa è una risposta seria. E ne ho scritti 3 e tra un po' farò il quarto, proprio perché rappresentano la descrizione di un mondo per certi versi contaminato e che rappresenta una delle ultime enclavi al mondo all'interno dei quali l'uomo ha ancora la netta predominanza nel bene e nel male, nel bene perché mette molto del suo rispetto alla moto. Certo. Sapete che Turistrofi è la gara motociclistica più antica e pericolosa del mondo. Lo sappiamo veramente. Lo dico a beneficio magari dei radioascoltatori, che e nello stesso tempo mette anche del suo come rischio, perché è la più pericolosa, però lì vedo di nuovo e ancora come ai vecchi tempi l'uomo centrale rispetto alle competizioni. Dove lo vedo estremamente periferico, oramai un mero controllore d'apparecchiature elettroniche, quasi un bambino che gioca alla PlayStation con l'aria addosso, lo vedo nell'automobilismo moderno. La prima domanda che mi era stata fatta, il rapporto sicurezza e economia nei vari circuiti, per l'automobilismo minore e per quello maggiore è ottimo. Cioè, grazie a Dio, rispetto a 30-40 anni fa abbiamo risolto un grande e grave problema, che era quello della sicurezza. Però mi permetto di dire che l'abbiamo risolto anche troppo. Cioè, il nostro era uno sport che aveva nei coefficienti di rischio un richiamo fondamentale, non tanto per e non solo per lo spettatore che non vuole vedere nessuno farsi male, ma per l'importanza della sfida. Mario. Ora, è chiaro che io vedo gli acrobati che hanno troppe reti sotto, il circo si basa anche sul rischio, insomma. Mario, ascolta, io ti volevo fare una considerazione per quello che hai detto tu. Anzitutto penso che tante volte lo spettatore, il telespettatore magari per certi aspetti non dico goda, ma un po' qualcosa lo vorrebbe vedere. Io mi ricordo che tanta gente vedeva Indianapolis per vedere gli incidenti. Ed è questo, purtroppo, il lato brutto dell'uomo. Poi, per il fatto che tu dicevi, io ho sentito Barbara Machan, che tra l'altro abbiamo avuto anche ospiti in questa nostra stazione radio, che è Globus Radio Station, che mi diceva appunto che ai tempi, quando lei era grandissima speaker di Radio Monte Carlo per le Formula 1, diceva sempre che sempre l'uomo, si parlava dell'uomo, oggi non si parla più dell'uomo, si parla della macchina. Anche concordo assolutamente. E anche un nostro ascoltatore ci scrive appunto che tutto è basato sulla tecnologia e che viene trascurata appunto l'abilità dell'uomo. Quindi si rafforza quello che tu hai detto prima. Ma per tornare a questo, secondo te qual è la chiave di lettura? Ma la chiave di lettura è basata sulla tendenza futura, cioè
Guarda, adesso così come nell'economia, qualcuno vorrebbe curarla cercando di far tornare positivi gli indici di crescita, altri invece dicono no, bisogna che facciamo un mente locale e capiamo che il futuro non sarà l'insegna del più, ma l'insegna dell'accettazione del meno. Io credo che anche nell'automobilismo, io a cui sono della scuola, di quelli che dicono che in realtà bisogna cominciare a pensare ad un automobilismo che non può essere in eterna crescita tecnologica, economica, finanziaria, d'immagine. Bisogna cercare di ristabilire una scala di valori che secondo me è stata in gran parte misconosciuta e in parte tradita negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi due decenni. Tornare a pensare, faccio un esempio banale, che in Formula 1 deve avere spazio la grande firma come la piccola squadra e tutti devono essere messi ragionevolmente nelle condizioni di essere competitivi tra marche e soprattutto il pilota deve avere la possibilità di esprimersi, cioè se io parto a metà schieramento non posso prendere 4 secondi al giro dal primo 5 o 6, non ha senso, evidentemente non è sbagliata la macchina, mi viene da pensare che sia sbagliato il regolamento, perché come punto di partenza devono essere messi in condizione di avere una forbice di distacco vicina, perché altrimenti se il distacco è tanto vuol dire che non vince il più intelligente ma vince chi spende più soldi. Sicuramente è così, o peggio ancora, chi ha i meccanici più bravi, perché non dimentichiamo che in questo tipo di Formula 1 laddove un pit stop sbagliato dura 4 secondi e un pit stop fatto bene dura 2 secondi e mezzo, evidentemente noi non possiamo, se è già aberrante che il mondiale costruttori conti quello, più di quello piloti, è ancora peggio pensare che poi in fondo sia un mondiale meccanici, che ancora, cioè a quel punto conta addirittura. D'accordissimo. Insomma, io per i metalmeccanici ho rispetto, li abbraccerei dalla mattina alla sera, ma vorrei vederli responsabilizzati e ben trattati nelle fabbriche, non nelle pit lane dei circuiti, laddove devono avere, così come i giornalisti, un ruolo di contorno, non da protagonisti. Ecco, Mario, no, noi siamo perfettamente d'accordo. Mario, noi ti ringraziamo per essere intervenuto, naturalmente il nostro saluto di Globus Radio Station è esteso anche a tutta la redazione di Autosprint. E ovviamente ti richiameremo in un'altra occasione per risentirti. Quando volete, per me è un piacere, un caro saluto ad Edo e un caro saluto. Ciao Mario. A voi tutti. Sempre in gamba, ciao. Grazie. Buona serata, buon proseguimento. Buon lavoro. Ciao Mario, a presto. Bene, noi ringraziamo Mario Donnini, giornalista di Autosprint, per il suo intervento. Piccola pausa musicale, poi riprenderemo la discussione con Edo Murabito. Lo facciamo con un brano di Mario Venuti, vecchio brano, Bob Dylan, hanno cambiato la Pledging My Time. Eccolo lì, era Pledging My Time del grande Robert Zimmerman di Bob Dylan. Tu, Edo, con la musica storica come sei combinato? Niente, manco presente. Ma scusa, il circuito di Woodstock non lo conosci tu? Sì, il circuito sì, ma la musica no. La musica no. Allora, vogliamo intanto ricordare che siete con Globus Radio Station, siete con Sport, non solo oggi rubrica dedicata all'automobilismo con un sogno chiamato automobilismo sportivo, storia. C'è stasera Enzo Stroscio, abbiamo già salutato Carmelo Cultrero, a cui facciamo tanti auguri per una prontissima guarigione. Riprendiamo la discussione con il nostro ospite Edo Murabito, giornalista della Sicilia e corrispondente di Autosprint. Allora, Edo, io so, abbiamo parlato di Donnini come scrittore, ma sappiamo che anche tu hai scritto un bel libro. Sì, ho scritto la scuderia Etna, mi ha coinvolto nella rievocazione 50 anni della scuderia Etna. E a questo punto vorremmo vedere anche le foto. 50 anni della scuderia Etna, 1960-2010. Tu come conoscitore della storia dell'automobilismo Sicilia ti sei sbizzarrito. Cos'è un Lamborghini? No, quella è la Osella di Enrico Grimaldi. Che bella. Sì.
Ecco, tra i personaggi naturalmente che tu poco fa mi raccontavi un aneddoto, vorrei che tu lo ripetessi, perché sappiamo che la Catania Etna, il protagonista principale era proprio Grimaldi. Sì, è stato l'unico catanese a vincere la Catania Etna, nessun altro catanese ci è mai riuscito, a volte era favorito, c'era per esempio Totò Lepira sì. che era partiva, ma ha avuto sempre un problema, un qualche cosa che l'ha bloccato, l'ha ritardato e quindi non è riuscito a vincere. Mentre invece Enrico ci è riuscito nell'80 o nell'81. Credo che sia stato nell'81, sbagliare. E fu in quell'anno quando mi invitò a salire sulla sua macchina e fare il percorso di gara a circuito aperto, che era un circuito aperto per modo di dire, perché praticamente veniva piazzato un ragazzo, una persona in ogni curva cieca con una radiolina e con walkie talkie, e lui doveva dare ok, vai oppure fermati perché c'è una macchina che scende. Quando lui aveva l'ok di 4-5 di questi ragazzi, lui partiva e praticamente partiva a tipo corsa. altri tempi qua l'hanno proibito. E mi ricordo che una volta mi invitò a salire e ci si senti, ma con me non devi vincere, mi devi fare semplicemente provare, se no non ti preoccupare che non vado al limite. Era la osella. Era questa osella qui. E la cosa più incredibile è che praticamente è tanto veloce che uno vede la strada dopo che è passato. È incredibile, certo. Sembra, è un effetto incredibile. Io quando sono sceso mi sentivo strano, dico, ma perché vedevo la strada dopo? Ma perché la velocità della macchina è superiore al fissamento dell'immagine, una cosa bella, devo dire bella, perché è stata un'esperienza formidabile. C'erano allora i roll bar? Sì, certo, in queste macchine i prototipi c'erano, sì. C'era il secondo posto, perché sono biposto corsa queste macchine, sì. Sono classificate, ma il biposto, cioè quello non del pilota ma del passeggero, è a un gusto stretto e scomodo, quindi ci stavo dentro proprio per miracolo, perché in effetti è una classificazione del mezzo, ma in effetti è il monoposto. Quindi... E se non sbaglio c'è un aneddoto che qualcuno appunto si lamentava del fatto che vinceva sempre Enrico Grimaldi. Sì, e la scaricavano su di me e mi dicevano che io lo so compare, perché ci facevo sempre i titoloni sulla Sicilia. Ma gli dice, quando vincete voi li faccio anche a voi. Se arrivate secondi o terzi, che ci posso fare? Prendetevela con lui che vince, non con me che gli faccio i titoli. Ma secondo te, toglimi una curiosità, era molto bravo Enrico Grimaldi o aveva un'ottima macchina, forse una macchina migliore rispetto... lì era l'uomo era la tecnologia? Era un'ottima macchina e lui era preparato meglio degli altri, perché aveva più tempo libero e per cui nei giorni antecedenti la vigilia, già il mercoledì, il giovedì, andava nei percorsi di gara e se li andava a ripassare, se li andava a provare, se li andava a vedere, a rivedere, saliva a piedi, provava più volte una curva, faceva anche dei segnali delle strisce rosse sui guardrail o sui muretti per ricordarsi in che marcia doveva entrare. Infatti c'erano avversari. Quindi si preparava meglio degli altri. Però gli altri sfruttavano questa sua preparazione, perché dice, vabbè, se lui ci passa in terza, ha segnato tre, vuol dire che anche io posso passare di terzo. A questo proposito, una curiosità, ma quando facevano i sopralluoghi, venivano fatti in estrema sicurezza oppure erano anche un po' azzardati? No, azzardati. Io mi ricordo che poi li bloccarono completamente nell'82, quando morì Piero Lapera a Sortino, che fu proprio un venerdì, che salivano liberi. E lui ebbe un incidente, ma perché sbagliò una curva, arrivò troppo forte, ma la macchina prese a fuoco e praticamente è morto carbonizzato nella macchina. Da allora vietarono categoricamente le prove con i prototipi, con la macchina da corsa. Infatti oggi i piloti le provano ugualmente, le strade, il percorso di gara, però con macchine assolutamente di serie. Ah, ecco, e che corrispettivo c'è poi con la macchina da corsa? E beh, loro trovano un rapporto, perché sono sempre macchine, trovano un rapporto in base a come prendono la macchina, la curva con una macchina di una punto, una macchina qualunque, con quella da corsa fanno i rapporti e trovano un aggancio, gli serve a loro per studiare su tutte le traiettorie, vedere come entra veloce, dove conviene stringere, dove conviene allargare, e questo si può fare anche con una macchina di serie. E l'altra domanda che mi ha fatto venire spontanea, Armando, nella discussione faceva prima con te, ma il circuito chi lo prepara?
l'organizzazione, l'amministrazione dei comuni che passa oppure la provincia? No, l'organizzazione, tutto a carico dell'organizzazione, la preparazione del percorso, quindi tutti i segnali da mettere, le strade da chiudere. Le buche sono a carico della provincia, del proprietario della strada. Se no non si può fare la gara se ci sono buche o perché delle macchine. E c'è un commissario che dice che la gara si può fare o meno, certo, in base. Certo. E se la provincia o il comune di proprietà del tratto stradale non fa quei lavori, che succede? Che non fanno fare la gara. C'è una commissione di vigilanza. Certo. C'è una commissione di vigilanza che alla vigilia della gara fa il sopralluogo definitivo per andare a controllare che tutte le cose che erano state prescritte siano state rispettate, dalla chiusura delle strade secondarie, da tutto quanto il percorso, dove mettere i copertoni di sicurezza in caso di macchina che sbatte, tutto metro per metro, viene il vicequestore, viene un funzionario della prefettura con il capo dei vigili urbani, dei carabinieri. C'è una cosa abbastanza complessa. È complessa che dura. L'ultima domanda ti voglio fare. Si chiama Catania Etna, sì. Ma non parte da Catania. Da quando e perché? E perché col tempo è andata a salire, perché prima... Credo che partisse da San Giovanni la Punta, mi no, pare. No, partiva da Piazza Duomo. Da Piazza Duomo, poi salì da Piazza Borgo, poi salì dal Tondo Gioieni, poi a salire, perché oggi è impensabile fare la Catania Etna partendo da Catania, perché quando si faceva nel 60 Trecastagni, San Giovanni la Punta, erano dei borghi. Certo. Con poche centinaia di abitanti o poche migliaia di abitanti, ma soprattutto con la strada libera. Oggi è tutta una casa, praticamente è un Interland, non è più un Catania più i paesini, ormai è un Interland per cui... L'ultima partenza fu da Milo, mi pare, se non sbaglio, no? No, l'ultima partenza è stata dai Pini di Nicolosi. Bene, e purtroppo il tempo è volato e avremo sicuramente il piacere di averti nuovamente qua, perché dobbiamo possibilmente parlare ancora di tante altre cose, però il tempo è quello che è. Noi ti ringraziamo tantissimo per essere intervenuto. Se puoi salutare gli amici di Globus Radio Station. Senz'altro, saluto tutti quanti e a Carmelo forse per primo, perché in questo momento ci starà ascoltando. Lui è tranquillo, sereno, a calduccio. Eh sì, però io stavo avuto un piccolo intervento. Gli facciamo tanti auguri per una pronta guarigione. E ripeto, saluto tutti gli amici, tantissimi, mi dicono che sono tantissimi, è la prima volta che vengo e non avevo le dimensioni vostre, devo dire che sono rimasto sorpreso dall'enormità del... Scusate, però questo bisogna leggerlo perché ce l'hanno scritto. Purtroppo è uno sport tanto bello quanto pericoloso. Però non ne parliamo, anche di questo ne parliamo. C'è da aprire una pagina. Ci sarebbe da aprire. Perché io dico semplicemente che solo in Italia ogni giorno ci sono 30-40 morti nelle strade. E però le strade continuano a essere aperte e continuano a essere trafficate. Nell'automobilismo no, non ci sono. Bello e ne parliamo, no? Sì, sicuramente. Benissimo, allora grazie a Edo Murabito, giornalista della Sicilia, corrispondente di Autosprint. Abbiamo avuto in collegamento telefonico Mario Donnini, giornalista di Autosprint. Grazie al nostro editore Enzo Stroscio per essere intervenuto. E noi ci risentiamo alla prossima puntata con Sport e non solo. Grazie a tutti da Armando Garufi, da Globus Radio Station. Buonasera. A tutti. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti.
Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale Edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta. Lavorazione ferro. Trasporto conto terzi. Materiale edile. Strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile. www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414.